Ponte? Devo fare il ponte per il presepe! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eh sì ragazzi, oggi continuiamo il nostro presepe. Faremo il ponte, quello sotto al quale scorre il ruscello placido su cui si bagnano i cigni candidi. Bene, e allora spostiamoci di là, andiamo a vedere il ponte come si fa. Ed ecco l'occorrente per costruire il nostro ponte. Allora, innanzitutto i collanti di cui avremo bisogno. Io spero di cavarmela con l'attaccatutto e la colla Vinavil. Se non dovesse bastare, armatevi di pistola a caldo. Servirebbe per velocizzare il lavoro. Sabbia, pietroline di diversificata natura, queste che compro nei negozi di belle arti, sono sabbia colorata marrone, vedete, invece non è proprio sabbia, il granello è ben più ampio di un granello di sabbia, ve lo avvicino, sono più pietroline minuscole. Oppure, in alternativa alla Vinavil e a questi materiali inerti, potreste trovare queste paste di struttura. Sono delle paste all'interno delle quali è già versato un inerte grumoso, quindi darà da solo la texture che vorremmo cercare. Colori acrilici, se lo avete, del muschio, spatolina, matita, bulino con punta piccola, riga, taglia balza e forbici, e poi il compasso, e poi cartoncini da recuperi, scatoline delle merendine piuttosto che le scatole per l'asporto delle torte, le scatole della pizza, tutto quello che avete naturalmente di pulito. Cominciamo subito. Come prima cosa io ricaverò dal cartoncino del portatorta il corpo laterale del mio ponte. Userò infatti questo trapezio, sì, il trapezio. Li ritaglio e vi dico le dimensioni. Allora, vi servirà un poligono che abbia una base di 36,5 cm. Le piccole verticali perpendicolari alla base che siano da 2,5 cm. Al centimetro 13,5, quindi qui tirate una verticale, voilà, in questa maniera. Fate la stessa cosa al centimetro 23,5. Quindi unite il punto B al punto C con un segmento e unite il punto A al punto D con un altro segmento. Eliminate quindi gli angoli che rimangono esterni 1 e 2 e quello che avrete sarà questa forma. Fate questo lavoro per due volte. Quello che avremo sarà questo. Ora io farò proprio come rialto un po' di scale, il ponte dritto e ancora delle scale. Per questa parte del lavoro mi occorrerà un cartoncino più tenero e allora prendo quello delle merendine, quindi apro la scatola e creo quella che sarà appunto la mia scala. Come faccio? Creare una scala è molto semplice, più o meno. Allora si prende la striscia di cartoncino e si tracciano delle linee. La prima linea è l'alzata del gradino, cioè la parte dritta del gradino, la distanza da terra al primo gradino. Io la farò di 0,5 cm. Aiutandomi col tappetino millimetrato segnerò 0,5 cm. Segnerò dapprima la riga e poi con un bulino schiaccerò per piegarla. Adesso invece la profondità del gradino, che io farò di 1 cm, e qui vado direttamente a bulino. Adesso alternerò 0,5 cm a 1 cm, 0,5 cm a 1 cm, facendo così tutti i gradini. Vi faccio vedere subito come viene fuori la scala. Allora, piego il 0,5 cm in un verso, quindi piego dall'altro verso
la parte da un centimetro. Adesso faccio di nuovo la stessa cosa, quindi piego a fisarmonica e ripiego. E guardate, tac tac, il secondo gradino è fatto. Vedete la mia scala che incede verso l'alto? E continuo così a fare i gradini quanto voglio che sia l'altezza della scala. Con un altro scatolo di merendine faccio la stessa cosa che ho fatto con questo cartoncino. Ok, dopo aver fatto le nostre scale, mettiamole da parte. È il momento di creare il foro del nostro ponte, cioè quello sotto il quale scorrerà il fiume, il torrente. Nell'elencazione del materiale vi ho detto che per fare il foro ci serviva il compasso. In realtà quello è quello che ci servirebbe in case super fornite, magari come la mia, ma se tu sei a casa e non sai come fare a fare un bel cerchietto tondo, naturalmente ti dico io come fare. Prendi semplicemente una ciotolina, un piattino, al centimetro 18 fai un segno. Qui starai segnando la metà del ponte, quindi alla metà del ponte fai camminare così il piattino e quando vedete che ha una bella forma l'inarcamento, tracciate la curva, dopodiché accertatevi che dal centro ci sia lo stesso numero di centimetri. Ok, fatto questo, ritagliate. A questo punto nella nostra ciotolina versiamo un pochino di sabbia, un pochino di acrilico bianco e un pochino di Vinavil. Il rapporto colla colore deve essere 2-1, quindi due parti di colla e uno di colore, ma il rapporto con la sabbia non ve lo so dire perché ogni sabbia ha un tipo di granulometria differente e di conseguenza ogni sabbia viene presa da un tot di colla. Con una bella spatolina piatta o quella che avete a portata di mano, stendete il vostro composto su tutto il corpo del ponte. Quindi tracciamo dei finti mattoni, facciamo prima delle linee orizzontali, questo potete farlo con qualunque cosa, non serve una spatolina particolare, anche con la matita, e quindi poi facciamo dei segni verticali. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra parte. Prendiamo la colla attaccatutto, perché ci serve una colla dal tiraggio bello forte o in alternativa la colla a caldo, e riempiamo gli spazi che abbiamo lasciato senza rifinitura. Fatto questo, poniamolo ad asciugare in un piano orizzontale. Quello che avremo l'indomani sarà questo, con il pezzo completamente asciutto. Certo, qualche sassolino ancora si andrà perdendo, qualcun altro lo staccheremo noi stessi perché si sarà appiccicato dove non doveva, ma vabbè, ci sta. Ripulite anche il retro dai sassolini che invece si saranno attaccati dove non volevate che stessero. Voilà. Prendete il collante vinilico e spennellate tutto il retro
e su questo poi buttiamo a pioggia la sabbia per foderare appunto di sabbia la parte interna. Versiamo così la sabbia. Quindi da questa parte la lasceremo del suo colore naturale, quello che si vedrà sarà proprio questo. Voilà, finito. Facciamo aderire perfettamente e voilà. Il pezzo è pronto, mettiamolo da parte. A questo punto, fatte le due scale perfettamente uguali, una andrà da una parte e una dall'altra, cominciamo a dipingerle con il colore così molto asciutto, diciamo senza diluirlo. Aggiungo un pochino di sabbia, ma proprio poca poca, la metto proprio qui sulla superficie della scala, in modo che si impasti mentre dipingo senza essere troppa, quindi senza far diventare troppo ruvido il supporto, ma lasciando appunto una sorta di rugosità sparsa qui e lì. Quando saranno asciutte decideremo la larghezza che vogliamo dare alle nostre scale. Non lo faccio prima perché voglio che siano ben fatte tutte e poi solamente dopo ritaglierò la parte che mi servirà. Riprendiamo i nostri pezzi principali e con del cartoncino da recupero, io userò la scatola di una torta, ritaglio un cartoncino rettangolare che vada a coincidere con la curva del ponte, che sia largo quella che decido essere la larghezza finale del ponte. Allora io prendo un centimetro, poi 10 centimetri di larghezza del ponte e uno di disavanzo, quindi 12 centimetri in tutto. Elimino l'eccesso e nelle righe interne piego col bulino. Quindi con delle forbici ritaglio, sfrangiando così centimetro per centimetro, perché io poi devo arcuare questo pezzettino di carta e nel rigirare le parti devono essere sovrapponibili le une alle altre. E se vogliamo che proprio questi pezzi si incollino perfettamente, dobbiamo fare tanti taglietti diagonali alle loro estremità, così, in modo che poi quando rabbocchiamo e appiccichiamo non vadano l'uno sull'altro ma si affianchino l'uno all'altro. Poggiamo dalla parte pulita verso l'esterno attorno al nostro arco, così, in modo che la parte sporca e coi rabocchi rimanga sulla parte interna. Prendiamo la pistola per colla a caldo e spruzziamo la colla su tutto l'arco, così. Adagiamo il nostro cartoncino. Fatto da un lato, dobbiamo farlo anche dall'altro. Allo stesso modo faccio l'altra parte. E voilà, il nostro ponte sta già su. Adesso però dobbiamo accordare quelle che sono le scale. Adesso, dopo aver reso le rampe di scale e la parte pianeggiante del ponte di larghezza 10 cm, incastoniamola, incassiamola facendola scivolare sul nostro ponte, facendola appunto scivolare fino a dove la nostra larghezza viene coperta dai margini. Quindi, fatto questo, senza toccare null'altro, giriamo, fissiamo con la colla a caldo. Voi direte, ma allora perché non mettevi prima questo pezzo e poi l'altro? Perché a me poggiare l'altro pezzo serviva per fare stare in piedi il ponte, per fare stare distanziati questi due pezzi.
quindi si va un pochettino come si può arrangiandosi. In 448 si fisserà. E adesso alla stessa maniera fissiamo le scale, quindi metto la colla in maniera tale che dal basso si raggiunga l'apice, così, e poi piano piano fisso i gradini, aiutandomi magari anche con uno strumentino. Trovata la posizione esatta dei gradini, fissateli sul retro con la colla a caldo. Metto un bel po' di colla su questa parte, così, su tutto, e attacco l'altra parte del ponte. E voilà, una volta attaccato, vedrete, non si vedrà nulla. Adesso non ci rimane che attaccare la scaletta anche da questa parte, sia nella parte inferiore che nella parte superiore. Adesso dobbiamo chiudere, tappare queste due parti, e allora prendiamo due pezzi di cartoncino, prendiamo la forma, vado ad appiccicare questo pezzetto e siamo a posto. Adesso giusto le rifiniture, quelle da ultimo minuto. Io metterò un po' di sassolini più piccoli qui sui margini. Prendo l'aceto vinilica perché mi permette di posizionare tutto in maniera più ponderata, e adesso vado a comporre i margini della mia strada un po' come un po' a fantasia. Io andrò a mettere le pietroline intervallate da un po' di muschio, come se ci fosse della vegetazione al bordo della stradina. Ultimo passaggio prima che il nostro ponticello sia definitivamente ultimato è quello di ripassare di colla anche la base, quindi foderarla tutta con della sabbia. E adesso ricopriamo tutto di sabbia, non vi preoccupate, poi rimarrà appiccicato solamente lo strato sottile necessario e il resto verrà giù. Tiriamo giù la sabbia ed ecco il nostro ponte pronto per figurare nel più bello dei presepi. Ve lo faccio vedere da tutte le parti, gradini, altro laterale, e da qui facciamo passare un bel fiumiciattolo. Che ne dite? Non è proprio un bel ponte? Io mi sono ispirata a Venezia per questo tipo di ponte. Voi a quale città e a quale architettura vi ispirerete per i vostri ponticelli? Lasciatemelo scritto qua sotto insieme a un bellissimo pollice in su e una condivisione. Grazie, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! E divertitevi a costruire il ponte più bello per il presepe perfetto. Thank you.
visto che bello il nostro ponte e quanto era facile farlo, eppure ci siamo sempre accontentati di andarlo ad acquistare pagando anche dei prezzi cospicui. Da oggi il nostro presepe quindi può assumere le forme che desideriamo con qualche semplice trucchetto che spero di avervi svelato durante questo video. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo capire regalandomi un pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine Facebook e lasciate tanti commenti qua sotto per richiedermi i pezzi del presepe che vorreste veder fatti da me. A me non mi rimane che augurarvi una splendida preparazione al Natale, dirvi che vi aspetto anche su tutti i miei altri social, Facebook, Pennello Bianco su fondo rosso, non cliccate sulle imitazioni, e Instagram, dove vi aspetto con un mondo di foto anche dedicate al Natale, e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!